siamo nell'immediato prepartita di questa sfida che promette di regalare veramente grande spettacolo, e se non volete perdere nemmeno un istante, ovviamente, rimanete con noi. Ci aspettano 90 minuti tutti da vivere. Il gioco è uno degli impianti che hanno fatto la storia del calcio, atmosfera da brividi qui ad Anfield. Stadio capace di regalare ogni volta emozioni indescrivibili. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da parte mia e di Lele Adani. Match che mette in palio i primi tre punti della stagione di UEFA Champions League. Fondamentale partire bene. Si sfidano Liverpool e Bologna. Ciao Pier, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Può prendere la mira. Provvidenziale l'uscita del portiere qui. Occhio al regalo del portiere. Occhio all'avanzata di Salah. Attenzione, tutto solo. Vediamo la formazione iniziale del Liverpool. Alisson in porta. In difesa c'è Robertson con Alexander-Arnold a presidiare le corsie laterali. E Diogo Jota, unica punta a comporre il reparto d'attacco. Va con il possesso palla. Tiro che è stato murato, grande occasione svanita. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Riflesso magnifico del portiere. Occhio a Momo Salah, la sua imprevedibilità alle accelerazioni brucianti. Occhio Pier qui. Bravo nel recuperare su un contropiede pericoloso. Dopo la respinta il pallone è ancora buono. Luis Diaz, sempre lui al posto giusto, respinge. Fischio dell'arbitro e punizione dunque contro il Liverpool. Ecco le scelte del Bologna. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Intervento efficace, il possesso è recuperato. Riceve Szoboszlai. Szoboszlai. Pericolo scampato con questo pallone. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Il pubblico vuole il tiro. Apre su Diogo Jota. Diogo Jota! Esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, in molti avrebbero preso gol da quella distanza. Occhio al tocco in mezzo. Si immola il difensore. Alexander-Arnold. Si va da Van Dijk. Robertson. Luis Diaz. Palla per Gravenberg. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Ed eccolo il gol del vantaggio che arriva finalmente dopo il dominio di questa squadra. Rivediamo l'azione del gol da un'altra prospettiva. Stavano insistendo parecchio. Era lecito attendersi che prima o poi la pressione desse i suoi frutti. La reazione del tecnico al gol. Può concedersi finalmente un sorriso dopo essersi sgolato negli ultimi minuti. Evidentemente non era del tutto soddisfatto di come stava giocando la sua squadra. Moro. Remo Freuler. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Attenzione al movimento dei compagni.
Possibilità per il Liverpool che vuole raddoppiare il vantaggio dalla bandierina. Palla in area di rigore. Spedisce di poco alto con questa incornata. Girata quasi perfetta, Pier. La palla, la vedi, stava quasi per insaccarsi a fin di traversa. Freuler. Si scambiano palla ancora pazientemente, anche se sono sotto nel punteggio. Grande riflesso qui. Occhio al tiro della bandierina. Van Dijk sventa la minaccia. Può calciare in porta da lì. Arriva il fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Intervallo qui ad Anfield. Ha offerto una buona prova nella prima metà del match. Si sta muovendo bene in campo. Sembra essere davvero a proprio agio. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Alexander Arnold. Palla per Alexander Arnold. Alexis. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Diogo Jota! Il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Occhio a Gravenberch. Allontana il difensore su questo tiro. Recupera palla intercettando il passaggio. Diogo Jota da lì pericoloso. Gol del Liverpool che raddoppia il vantaggio dei Reds. Possiamo apprezzare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta. Non era un gol difficile, ma per farlo bisognava essere lì, al posto giusto. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Usa bene il corpo per proteggersi. Prosegue la sua avanzata. Azione da seguire. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Alexis. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Riceve Salah. Occhio a questo lancio. Pallone spazzato via. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Prova a impensierire il portiere. Si salva qui il portiere. Forze fresche per il Bologna. Occhio al cross di Salah.
Punizione da posizione decisamente favorevole questa. La palla non passa, ma non è finita. Super parata del portiere sul colpo di testa. Konaté. Chiama in causa Konaté. Occhio a Salah. Palla recuperata dal Bologna. Protegge palla col corpo. Viene pressato. La gioca profonda Szoboszlai. Sembravano esserci presupposti interessanti, come non detto. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Nulla da fare. Occhio all'occasione per riaprire il match. Parata straordinaria, come un gol. Decide di cambiare qualcosa l'allenatore del Liverpool. Va su il pallone, interrompe l'azione avversaria. Può salire palla al piede. Lascia partire il cross. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Procede senza disturbo. Salva tutto con questo intervento. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. Gakpo. Alexis. L'arbitro mette fine all'incontro, si apre con una vittoria la loro avventura in Champions. Come prima partita non potevano chiedere di meglio, Pier. Subito una vittoria per candidarsi a un ruolo da protagonista nel girone e lanciare un messaggio alle rivali. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Hanno vinto e lui è finito sul tabellino dei marcatori. Cosa può chiedere di più? Se proprio volessimo però trovare un neo nella sua prestazione, riguarderebbe le troppe occasioni sciupate, eh? Deve essere più concreto sotto porta.